Ciao, sono Angelica V e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei fare un video differente dal solito. Vi vorrei mostrare come si scrive in hiragana. L'hiragana è uno dei due sillabari della lingua giapponese. In giapponese non esiste soltanto un alfabeto, ma esistono due sillabari chiamati hiragana e katakana. Dopo questi due sillabari esistono i kanji, sono un po' più complessi e li vedremo più in là. Perché si usano due sillabari? Si usano due sillabari perché hanno due funzioni ovviamente diverse. Il sillabario hiragana viene utilizzato per esprimere in scrittura le regole grammaticali, ad esempio per scrivere le particelle grammaticali e le desinenze verbali, oppure quando una parola non può essere scritta con un kanji, oppure il kanji corrispondente non rientra tra quelli di uso comune, oppure semplicemente quando la persona che scrive non ricorda il kanji corrispondente. Quindi bisognerebbe utilizzare questo sillabario. Mentre per quanto riguarda il katakana, è utilizzato per scrivere le parole di origine straniera e i termini più tecnici. Però il katakana lo vediamo più in là. Adesso partiamo con l'hiragana. Come fa una persona a capire che cosa significano questi segni? Grazie a questa tabella. Questo qui è il sillabario romaji. Per esempio, ci sono A, I, U, E, O. In corrispondenza sono A, I, U, E, O. E così via, kaki, kukeko, sashishu, sesso e altro. Abbiamo i suoni puri, i suoni impuri, i suoni semipuri, i suoni composti puri, i suoni composti impuri e quelli semipuri. Impareremo in questa lezione la prima riga, A, I, U, E, O. Quindi iniziamo. L'ordine è A, I, U, E, O. Adesso vediamo A. Si parte così. Si fa così. Questo qui è A. Rivediamolo. 1, 2, 3. Sono tre tratti. 1, 2, 3. Vediamo i tratti in ordine. 1, parte da qua. 2, una linea che va verso il basso. E 3. Rivediamolo un'altra volta. 1, 2, 3. Vediamo I. I è molto semplice. Sono due tratti, 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Vediamo l'ordine dei tratti. 1, 2. Verso il basso. Quindi rivediamolo qui. 1, 2. 1, 2. Vediamo adesso U. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vediamo l'ordine. 1, una piccola lignetta, sempre così, e 2. Ecco qua. Vediamo qui un'ultima volta. 1, 2, 1, 2. Adesso vediamo E. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vediamo l'ordine dei tratti. 1. E questo è tutto un unico tratto. Vediamolo di nuovo. 1, 2, 1, 2. Adesso vediamo O. 1, 2. E 3. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Vediamo l'ordine dei tratti. 1. Questo è tutto un unico tratto con una piccola rotondella da qua e poi una piccola linea così. 1, 2, 3. 1, 2. Con queste lettere possiamo già iniziare a scrivere delle parole. Per esempio, possiamo scrivere amore. Amore si dice ai in giapponese. Vedendo la tabella di prima, abbiamo a e i. Amore, ai. Possiamo scrivere anche blu, che si dice ao. Quindi a e o.
possiamo scrivere anche UE, che vuol dire sopra. UE. U. Ed è. Possiamo scrivere anche casa, che si dice IE. I. Ed è. Possiamo scrivere anche nipote, che è OI. O. Ed I. Quello che vi consiglio è di scrivere tantissime volte su un foglio queste lettere, così man mano che andrete avanti non vi sembreranno difficili. All'inizio vi sembrerà difficile capire l'ordine dei tratti, però vi consiglio di fare molta pratica. Questa è la prima lezione dell'Hiragana, spero che vi sia piaciuta. Lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo in una prossima lezione. Ciao!